Danilo Petrucci, ti hanno fatto tutti i complimenti perché stai benissimo con questo camice bianco. Anche io mi sento particolarmente elegante. Che non so se sei più piccolo chimico o un gastroenterologo, visto che hai fatto venire il mal di stomaco a tanti tuoi colleghi. Ma per esperienza più sulla parte del cibo, mangiare, sono più esperto che sia della chimica. Allora, qui il nostro Ettore di Bardal, che poi, cioè, tu sei Ettore dei lubrificanti, ti piace questo nick? Ok, allora volevi partire con una domanda facile per poi salire con la difficoltà, no? Me l'hai confidata prima, quindi partiamo dalla molecola del lubrificante. Ce la vuoi decomporre? Io pensavo che l'olio, l'unico olio che è dall'oliva, però non penso che sia fatto dall'oliva questo. No, non si fa dall'oliva. In realtà, guarda, quello che hai sviluppato tu quest'anno insieme al Team Barney è l'XT4R 050. Qui la domanda seria gliela faccio davvero al nostro Ettore. Cosa significa 050? 050 significa che questo lubrificante ha un range di viscosità molto ampio e quindi da una parte porta a una prestazione elevatissima. Infatti di solito i lubrificanti hanno un numero più alto accanto allo W e quindi è teso a migliorare le prestazioni e dare della potenza in più alle moto da corsa. Cosa serve, Danilo, avere un olio, diciamo, il miglior lubrificante possibile per la tua Ducati? Ma è un po' la paragona a quello che per il corpo umano è il sangue, avere un sangue che è in forma, che sia giustamente, che lubrifichi tutti gli ingranaggi, ma che allo stesso tempo abbia una viscosità che permette di farli girare velocemente, ti permette di mandare più forte il motore, con tutti i piccoli accorgimenti che comunque possono far cambiare molto le performance di una moto, avere un buon olio o un cattivo olio. Ecco. Tu più di una volta quest'anno sei stato anche il più veloce in pista, ho visto sul rettilineo, cioè la tua moto cammina. Sì, ma è grazie all'utilizzo di tutte queste piccole cose, comunque avere un buon olio che lubrifica tutti gli ingranaggi ma che allo stesso tempo li faccia girare più velocemente possibile senza fargli, diciamo, alcun tipo di resistenza è la chiave, è una delle chiavi per avere il massimo delle performance. Anche perché se pesi 25 kg più di Bautista, cioè da qualche parte una soluzione la devi trovare, deve spingere, se no lo strozzi, lo fai soffrire. Diciamo che sono un buon tester sopra, metto alla prova, ecco. Figurati poi quando fa caldo, è durissima. Che obiettivi ci diamo per la prossima stagione, Danilo? Quello di andare ancora più forte, lottare sempre di più con i primi del mondiale. Quest'anno siamo riusciti a vincere e l'anno prossimo vogliamo vincere di più. Ecco, quindi Ettore, hai capito, questa è una delle tue responsabilità. Buon lavoro. Bravo, e in bocca al lupo a te, Danilo. Grazie. Eccola. Ciao Iari, sì, è questo. Questo è il lubrificante che abbiamo sviluppato grazie anche ai tuoi consigli e alle tue indicazioni. Come vedi ancora non c'è la gradazione perché questa lattina è ancora in fase di definizione, questo lubrificante è ancora in fase di definizione, uscirà a primavera. È un lubrificante 0W50. Quindi fluido? Fluido, ma allo stesso tempo molto protettivo alle alte temperature. Infatti questo grande range da 0W a 50 ci permette di avere una buona fluidità, quindi performance estreme, quelle che poi te chiedi, esatto, quello che te vuoi per andare più veloce, però anche le performance e anche una protezione, quindi la sicurezza che poi insomma in fondo alla gara ci arrivi. È praticamente la stessa che possono acquistare tutti. Questa sì, andrà in produzione anche per gli appassionati. Comunque è un lubrificante per racing, quindi per applicazioni molto performanti. È protettivo, è completamente sintetico, ha basi estere, PAO, ha un modificatore dell'indice di viscosità molto particolare che ci permette appunto di avere questa gradazione, questa variazione di gradazione, quindi di viscosità molto, molto elevata, e in più ha tutta la tecnologia Bardar, quindi tutto quello che ci contraddistingue da tutto questo tempo, che ci permette di avere le nostre performance così appunto ottimali.
Beh, contento di aver dato il mio piccolo contributo allora a questo prodotto. Piccolo ma veramente importante, perché tutti i test che ti hai fatto, tutte le informazioni che ci hai fatto, noi ne abbiamo fatto tesoro proprio per poter ottimizzare, migliorare e rendere perfetta l'ottimizzazione di performance e protezione. Quindi, insomma, è stato un bel lavoro di squadra. Uscirà fuori un bel prodotto allora. Uscirà sicuramente un bel prodotto. Ottimo, soddisfatto. Bene, anche noi lo siamo. Ciao. Ciao a tutti.